Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e ragazzi oggi voglio parlare con voi di 7 nuovi segreti, nuove aree segrete nella mappa, nuovi easter eggs e molto molto altro che sono presenti nella season 6 e che forse non tutti conoscete. 7 cose super super segrete che sono davvero interessantissimo. Abbiamo moltissimi segreti di cui parlare in questo video, quindi mi raccomando un bel like se vi sta piacendo, se vi piace non vi dimenticate di attivare la campanella e di iscrivervi al canale. Ma prima di saltare subito nei 7 segreti voglio farvi una domanda ragazzi, così a bruciapelo come al solito: doppietta o fucile pesante di grosso calibro? Fatemelo sapere qui nei commenti. Ricordatevi che la doppietta è stata nerfata in questo ultimo, penultimo update. Andiamo avanti ragazzi e parliamo subito di una delle skin nuove del pass battaglia. Sto parlando della skin dell'ama, il signor DJ Yonder. Non è proprio un nome a caso, DJ Yonder, forse non lo sapete, ma molti utenti su Reddit chiamano questo complesso di fabbriche le fabbriche Yonder, già lo chiamavano prima della Season 6. Noi giustamente in Italia non lo sapevamo, ma è venuta fuori questa cosa. Se andiamo ovviamente ragazzi nella grande discoteca che c'è nel mega fabbricone, ovviamente c'è una postazione da DJ che ci suggerisce appunto che il lama DJ Yonder sia di qua, sia questa la sua location. E ovviamente anche attaccati al muro ragazzi ci sono dei poster che lo ritraggono, quindi potrebbe ufficialmente essere battezzato questo luogo come fabbriche Yonder. Ma facciamoci un'altra domanda: che cosa c'è, chi c'è sotto la maschera di quel lama ragazzi? Perché il lama è una maschera, e se andiamo nel parco, nel replay, a guardare sotto la maschera non c'è nulla, completamente vuoto ragazzi. Purtroppo il lama non ha sotto nessuno, quindi in realtà è una testa così, senza maschera. Ma molto velocemente ragazzi andiamo avanti per il segreto numero 2, che è uno dei miei preferiti ragazzi, uno veramente veramente molto interessante, e per scoprirlo dobbiamo andare nel castello di Montagnole Maledette ragazzi, una delle nuove location della season 6 nella quale è presente un easter egg davvero interessantissimo. Tutti noi ragazzi ci ricordiamo ovviamente il deltaplano Frostwing, quello del drago di ghiaccio, chiamiamolo così, insieme ovviamente alla skin della Valchiria, la skin leggendaria che dovrebbe essere la controparte femminile del Ragnarok. Beh ragazzi, avete presente anche la schermata di caricamento, quella che si recupera anche nel Battle Pass, dove c'è la Valchiria seduta con dietro il drago? Beh ragazzi, voi non ci crederete, ma in questo castello di Montagnole c'è la sedia, eccola qua, dello screen, utilizzata nello screen. E la cosa interessantissima ragazzi, come vedete, è la medesima sedia. La cosa interessantissima è che questa immagine è uscita prima della season 6. Questo ci può far capire che Epic Games potrebbe rilasciare degli easter eggs per la season 7 nelle immagini di caricamento o nelle ultime skin o deltaplani che arriveranno al termine della season 6. Quindi un'altra cosa davvero interessantissima. Veloci veloci ragazzi, andiamo invece adesso nell'isola fluttuante, gigante, enorme, che va in giro per la mappa come se fosse casa sua. Beh ragazzi, tutti abbiamo visto quello che sta succedendo ovviamente nell'isola, il liquido viola, con le parti di cubo viola che stanno prendendo possesso di questa struttura. Ma forse ragazzi non tutti si sono accorti che c'è una cosa molto molto divertente e alquanto strana. Se ci spostiamo su questo idrante ragazzi e lo colpiamo, l'idrante funziona.
non è possibile che funziona. Ci possiamo anche saltare sopra, possiamo utilizzarlo come mini bouncer per, non lo so, per fare i pirla principalmente. Una curiosità molto divertente che andava, mi andava di dirvi. Ma invece ragazzi, adesso andiamo avanti, parliamo di qualcosa di più pauroso e altrettanto serio, e di spot segreti, ragazzi. Dobbiamo, no, spot segreti, e di cose segrete. Dobbiamo andare al Bosco Blaterante. No ragazzi, no, non parlo del bunker di Bosco Blaterante, andate tranquilli. Forse non state vedendo che nella mappa sono stati inseriti degli orsi. Sì ragazzi, avevamo visto in qualche mio video precedente che c'era un orso appeso al soffitto, come state vedendo, in una casa di Bosco Blaterante. Ma ragazzi, ne sono stati scoperti altri. Se entriamo ad esempio in questa casa, guardate un po', c'è un orso dietro al muro. È divertente e inquietante ragazzi allo stesso tempo. Se ci spostiamo invece in quest'altra casa, guardate qua in basso, c'è un orso seduto rivolto verso l'angolo del muro, e mi fa venire in mente che potrebbe essere una scena tratta dal famosissimo film horror The Blair Witch Project. Potrebbe esserci comunque una connessione con questi orsi, con Halloween, con l'horror, insomma ce ne sono veramente tante di cose. Ma andiamo avanti ragazzi, se torniamo nel castello visto prima, quello vicino a Montagnole Maledette, voglio farvi vedere uno spot segretissimo che potete utilizzare o per imboscarvi se dovete curarvi qualora stiate fightando con dei giocatori, o per trollare i vostri amici su parco giochi senza farvi trovare. Se guardate ragazzi questo muretto e ne spaccate uno che appunto si possono rompere, guardate un po', si entra in uno spot enorme. Possiamo anche richiuderlo con un altro muro in modo da essere completamente al sicuro, ed è veramente gigante ragazzi quest'area di mappa nascosta sotto le pietre. Tra l'altro possiamo anche scendere in modo da essere ancora più nascosti e sistemarci, curarci, bendarci, insomma ricaricare anche le armi. Uno spot segreto veramente interessantissimo. Ma avanti ancora ragazzi, e parliamo ancora di spot segreti, questa volta invece a Bosco Blaterante. No, no, non parlo del bunker, non parlo del bunker. Ci sono quattro spot segreti nascosti nelle case di Bosco Blaterante. Se entriamo nella prima casa, lol, dove c'è l'orso appeso al soffitto, guardate ragazzi, possiamo spaccare questo armadio per entrare in una zona super grande con del loot extra ragazzi, una zona che ci fa ben capire che ci siano delle aree collegate al bunker come possiamo vedere, o comunque molto molto comoda anche per risalire le scale e andare a spaccare il letto per poter eventualmente riscendere nel piano sotto. Se ci spostiamo invece in quest'altra casa, quella che rimane a est del bosco, possiamo entrare in questa specie di ripostiglio e rompere, ovviamente prima apriamo il chest, rompere uno dei bancali in modo da accedere ad un'altra enorme area segreta. Anche qui ragazzi ci sono dei chiari riferimenti al bunker. Scusate, l'area è abbastanza piccola rispetto ovviamente a quella che aveste visto prima, ma vi faccio vedere la prossima che invece è enorme. Se andiamo ragazzi in questa casa invece, precisamente nella cantina, e rompiamo questo armadio, boom! Entriamo in un'altra area segreta gigante. Scherzo ragazzi, è veramente piccolissima, ma è davvero tanto tanto interessante. Andiamo anche a vedere l'ultima area segreta, possiamo addirittura raggiungerla dopo aver preso una pietra oscura nell'area danneggiata. Se attraversiamo ragazzi la parte di pavimento che dà l'accesso alla sala, noi possiamo nasconderci in questa stanza senza essere praticamente visti da nessuno, una roba veramente fighissima. Ma non è finita qua ragazzi, arriviamo all'ultimo segreto, che è un qualcosa di veramente veramente assurdo ragazzi. Dobbiamo andare al rifugio ritirato, e guardate un po' ragazzi, se entriamo in questa casa e scendiamo nel sotterraneo,
Vi sembra che c'è qualcosa di strano? No. Se spacchiamo questo muro, ragazzi, boom! Troviamo un'altra stanza segreta con un altro orso seduto per terra, molto inquietante, che guarda uno specchio davanti a sé. Assolutamente una cosa assurda, ragazzi. Beh, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, quindi mi raccomando di non dimenticare il vostro like, di attivare la campanella e di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Noi ci vediamo in live. Ciao!